portarci alla Grecia con una visita a un semplice ristorante greco. Alessandro Poggi. Il Parlamento greco approva le misure d'austerità imposte dall'Europa, scontri durissimi in piazza ad Atene, il governo annuncia ad aprile elezioni anticipate. Pane Cristini, Ermu, Stadino. Il salotto di Atene è le frasi di una capitale che dopo la scorsa notte non sarà più la stessa. Lei, 100 di Atene. 100 di Atene. Dove c'è il Parlamento e... È un casino. È un casino vedere queste immagini, mi fanno preoccupare molto, ho sentito i miei familiari, ho sentito queste notizie veramente terribili. Fuoco e terrore nei titoli dei giornali stamattina, sulle labbra della gente c'è soprattutto la parola tristezza. A mio fratello che lavora al comune mi hanno abbassato dello stipendio sui 500 euro di meno, finora. Quanto prendeva? Diciamo che si otteneva fortunato perché prendeva sui 1500 euro e ora prende 1000. Prende 1000, però con queste regole adesso prenderà sui 400 euro. Lui ha famiglia? Sì, ha un figlio e sta aspettando il secondo. La moglie lavora? No, la moglie no. Perché non si sa quello che succederà domani. Abbiamo visto la Grecia, abbiamo visto il Portogallo, abbiamo visto anche addirittura l'America che si trova anche in difficoltà. Allora anche l'Italia bisogna stare attenta. I messaggi che arrivano non sono confortevoli anche qua. Spero che noi pure non arriviamo in questa situazione. Queste sono le immagini dell'isola di Kos. Meglio del TG. Le rimpiangi le dracme? Io le rimpiango come anche parecchi italiani rimpiangono la lira. Vediamo la signora greca più famosa di Roma, che è la signora Bulgari. È venuta recentemente la signora Bulgari? Sì, è venuta giovedì scorso. Ha detto qualcosa della Grecia? Che mi ha chiesto com'è la situazione, le ho detto che non è un buon momento.